Buonasera, benvenuti a 8:30. Buonasera, benvenuto Matteo Colaninno, deputato Buonasera. Del Partito Democratico e imprenditore. Buonasera, benvenuto Alfonso Bonafede, deputato del Movimento 5 Stelle. Buonasera. Buonasera, benvenuto Dario Focarelli, direttore generale dell'ANIA, che sarebbe poi l'associazione degli assicuratori, delle compagnie Buonasera. Di assicurazione. Allora, ci si chiede, secondo il governo Renzi, le lobby, quindi le lobby delle banche, le lobby della telefonia, le lobby delle assicurazioni, siano più o meno forti? Subito dopo la pubblicità. Onorevole Bonafede, in questi giorni è in discussione al Senato il disegno di legge sulla concorrenza e voi dei 5 Stelle lo criticate molto perché dite che è un regalo alle varie lobby. Perché dite che è un regalo alle lobby? Ah, innanzitutto chiariamo che questo provvedimento non ha niente a che fare, nonostante il nome, con la concorrenza né tantomeno con la liberalizzazione. Questo è un provvedimento con cui il governo Renzi compie un'operazione vergognosa, che è quella di prendere le leggi italiane, i cittadini italiani, metterli in un pacchetto regalo confezionato e consegnato alle assicurazioni. Io faccio un esempio su tutti. Con questo provvedimento un cittadino danneggiato in un sinistro stradale viene risarcito, per esempio un cittadino che ha perso un braccio in un sinistro stradale, quindi con una invalidità del 70% circa, 70-80%, viene risarcito la metà di quanto viene risarcito oggi secondo la giurisprudenza e le leggi attuali. Ora, a chi serve un provvedimento del genere? Semplicemente a favorire le assicurazioni. Oh, e ripeto, allora riguarda diritti fondamentali ai cittadini, perché stiamo parlando del diritto alla salute. Potrei fare, e li farò, tanti altri esempi. Aspetti, cominciamo, anche perché abbiamo gli ospiti giusti. Intanto abbiamo un rappresentante del partito del governo, quindi del PD. Le chiedo se cosa replica l'onorevole Bonafede e se le lobby alla fine non le avete rottamate, come peraltro Renzi aveva promesso. Ma guardi, la priorità del governo e di noi che lo sosteniamo è quello di rilanciare l'economia, fare ripartire l'occupazione, aiutare il contesto economico a riprendersi dopo una crisi molto molto pesante. Abbiamo messo in campo molte misure, tra le quali anche questo provvedimento sulla concorrenza. Quindi il nostro obiettivo è quello di mettere al centro il cliente consumatore, il cittadino, poi alla fine è il cliente, il mercato, l'apertura dei mercati e far sì che, come i dati cominciano a dimostrare, tendenzialmente i prezzi per gli utenti, per i clienti, per i consumatori comincino a scendere, e questa è una indicazione, un trend che già si verifica nei dati, nei numeri oggettivi, e che alla fine i cittadini possano anche scegliere. Quando sono state aperte... Ma sull'esempio specifico che ha fatto l'onorevole Bonafede? No, guardi, poi diciamo, il dottor Focarelli, che è un esperto, ma in tema proprio di risarcimenti e di assicurazioni, questo è stato uno dei grandi obiettivi di questo provvedimento. In particolare vengono introdotte le cosiddette, adesso per in termini tecnici, tabelle di Milano, che consentiranno a chi subisce dei sinistri e delle lesioni personali molto gravi di avere dei risarcimenti rapidi e congrui e coerenti con le lesioni che sono state subite. No, però diciamo chiediamolo subito, al dottor diciamo Focarelli, che questo non è vero. No, questo è vero, anche al direttore Focarelli. E questo è vero, ma la verità non è che stia nelle parole di Bonafede. Scusi, cioè, lui ha espresso un'opinione. Scusi, io credo che invece l'obiettivo nostro sia stato quello proprio, scusi, appunto di andare incontro al consumatore. Io questo lo voglio chiarire al cliente, una volta per aprire il mercato. Aprire il mercato, lei potrà confermare tranquillamente il direttore Focarelli. Su questo non c'è nessun dubbio. Le tabelle previste all'approvazione del testo della Camera, sì, hanno l'obiettivo di fare delle tabelle di Milano, delle tabelle nazionali. Questo è l'obiettivo. Dopodiché, diciamo, non c'è nessun dubbio. Quindi cosa dubbio. Vuol dire concretamente? Vuol dire semplicemente che quello che oggi viene applicato dal Tribunale di Milano, nell'idea che c'è stata approvata alla Camera, dovrebbe essere approvato per tutti. E a Milano tutti sono casi. I più veloci, i più... No? Dopodiché Milano... E all'obiezione di Bonafede cosa... Fattualmente è sbagliata l'obiezione di Bonafede, è proprio una questione fattuale. Direttore, lei sa benissimo che il punto di invalidità è stato diminuito fino allo 0,7 circa,
che è quasi la metà, considerando che non sarà possibile personalizzare il danno. Cioè attualmente le tabelle di Milano danno la possibilità al giudice, in caso di una grave sofferenza morale, di aumentare la voce di danno. Ma questo è previsto anche dall'attuale... tant'è che c'è un emendamento del Partito Democratico. Emendamenti è una cosa, stiamo parlando del testo approvato alla Camera. Sì. Nell'emendamento, nel testo approvato alla Camera, l'idea è di rendere per tutti le tabelle di Milano. Che possiamo essere d'accordo o no, ma questo è il così. E più congruità nel risarcimento dei danni. Non è così. Io confermo che si prende la tabella di Milano e la tabella individuata dal provvedimento, che ripercorre semmai la tabella due stanno assicurativa. Dicendo una cosa. Stanno dicendo una cosa, perché una è del Partito Democratico. Che vuol dire? Non stiamo sui fatti. Prego. Questa è semplicemente una questione fattuale. Dopodiché uno può decidere se è la cosa giusta oppure no. Le tabelle di Milano, certo. Faccio un esempio antipatico, ma lo faccio apposta. Un lavoratore che muore sul lavoro prende esattamente la metà di quanto pagano le tabelle di Milano se muori sulla strada. È giusto? Non è giusto? Non lo so. Questo onestamente non spetta agli assicuratori giudicare. Ma lì il lavoratore che muore di incidente di lavoro prende esattamente la metà di quanto prende uno sulla strada con le tabelle di Milano. Dopodiché questo sono i fatti. Gli effetti sui prezzi dell'assicurazione è un altro adesso ci arriviamo. Però siccome l'onorevole Bonafede ha detto che questa legge è stata scritta da Renzi sotto dettatura delle assicurazioni, quindi sotto dettatura vostra, lei lo conferma? E vorrei poi capire lo confermo e dico semplicemente che noi stiamo parlando di qual è la volontà del governo Renzi. Il governo Renzi aveva provato a togliere il danno morale alla Camera e glielo abbiamo impedito, dopodiché al Senato mi consentirà di dire che se c'è il partito di maggioranza che presenta degli emendamenti per togliere il danno morale, vuol dire che la volontà del governo è quella di togliere il danno morale. Primo, questo è inequivocabile. Secondo punto, c'è un grave problema in Italia sulle assicurazioni, cioè un cittadino virtuoso, che quindi non ha incidenti da tanto tempo, è costretto a pagare di più di uno stesso cittadino virtuoso di Milano, se quel cittadino, il primo cittadino che abbiamo preso in considerazione, è di Napoli. Quindi uno che non ha incidenti da tanto tempo, soltanto perché vive a Napoli, paga un premio assicurativo più alto. Perché? Perché le assicurazioni ritengono che vivendo a Napoli ci sia una propensione maggiore all'incidente. Allora io dico, se è così, aumentate i premi agli altri cittadini che non sono virtuosi. Comunque, allora su io questa vorrei sgombrare cosa... però il campo da lì, non mi faccia interrompere perché come una valanga. Guardi, allora, lascia solo intervenire su questo specifico punto, poi torna alla parola. Semplicemente che il Partito Democratico non sta né in cielo né in terra che il governo e la maggioranza che lo sostiene e diciamo un terzo indipendente che rappresenta certamente le assicurazioni, stiamo dicendo che il nostro obiettivo di politici e di persone che oggi sono al governo è quello di andare incontro ai consumatori, ai cittadini, ai clienti per raggiungere tre obiettivi. Primo, che nel tempo il mercato e le tariffe deflettano e si abbassano. Detto. Secondo, in caso di risarcimenti, vedi le cosiddette tabelle di Milano, ed è stato confermato, veloci e coerenti. E non è così. Terzo, la trasparenza, cioè inserire dosi di trasparenza nei rapporti tra assicurato e assicuratori, perché il mercato deve aprirsi in favore dei cittadini, tant'è che le assicurazioni non sono state contente fino in fondo di questa nostra azione, che andasse in Parlamento sta a significare che però c'è una ragione di fondo. Noi riteniamo che aprire e liberalizzare i mercati non solo si fa l'interesse del cittadino e dei clienti degli assicuratori,
ma si incrementa la crescita economica e il PIL. Quindi non ha logica quello che dice Bonafede. Noi vogliamo che il PIL cresca, che i cittadini siano più contenti, sì, che vengano risarciti prima con buona pace dell'assicurazione, certo, che francamente ci interessano relativamente di meno. Allora, il suo ragionamento lo finisca, poi chiediamo all'assicuratore se Napoli, sono contenti. Il candidato sindaco Valente del Partito Democratico ha collaborato anche nella raccolta delle firme per far sì che la tariffa fosse omogenea, il premio fosse omogeneo in tutta Italia, da Milano a Napoli, che cambiasse in base alla classe di merito, soltanto che questa gente non riesce a ingannare i cittadini guardandoli in faccia, e cosa fanno? Gli fanno raccogliere le firme, poi il cittadino va a casa e quando poi quella proposta arriva in Parlamento lo stesso Partito Democratico l'ha bocciata. Noi l'avremmo sottoscritta, anzi l'abbiamo presentata, soltanto che il Partito Democratico l'ha bocciata. E qui no, con la Ninno mi viene a parlare dei privilegi avrebbero dovuto sostenerla, perché andiamo incontro ai consumatori, certo, non si capisce perché invece l'avete sempre contro, sempre con no, non faccia non va bene, l'avete bocciata, no, non l'avete sostenuto. Va bene, allora cosa. Adesso vorrei che lei, diciamo che qualcosa di assicurazioni sa, ci spiegasse bene in che termini sta la questione delle tariffe differenziate. Allora, il termine delle tariffe differenziate è la seguente. Nel testo approvato alla Camera si fa riferimento a uno sconto unico determinato dall'autorità di vigilanza, il quale sconto dovrebbe rendere per i cittadini che non hanno fatto sinistri nei 5 anni e hanno montato la scatola nera le tariffe equivalenti. Adesso dov'è il problema di questa legge che il professor Giavazzi su Quella Sera definisce tipo sovietico? Che qualcuno decide il livello dello sconto, un'autorità. Come se un'autorità potesse decidere, per esempio, il livello dello sconto sulle macchine. Se questo sconto lo fissa troppo basso, non serve a niente, come spiega Giovazzi. Se lo fissa troppo alto, che succede? Che la compagnia di assicurazione dirà: ma non mi conviene offrire la scatola nera e poi quello sconto troppo alto perché non riesco economicamente a farlo, e quindi avrà una tendenza a offrire di meno quel prodotto. È una misura contro il mercato, contro la concorrenza, sbagliata e incompatibile con le misure europee. Non è una questione di eguaglianza. Il punto è: a condizioni soggettive uguali è giusto che ci siano delle condizioni simili, dopodiché però si esce per strada e se nelle strade ci sono le buche, ovviamente ci saranno più incidenti. Se c'è più un traffico più caotico a Napoli che a Aosta, purtroppo e il prezzo sarà più alto a Napoli, anche se le persone... Quindi lei sta dicendo che è giusto che chi vive a Napoli paghi di più. Quello che è giusto è che ognuno paghi il suo prezzo del rischio. E il prezzo del rischio dipende da condizioni soggettive, e due persone oneste che da 5 anni non hanno avuto incidente hanno la stessa condizione soggettiva, e da condizioni oggettive. Se il traffico è diverso, se ci sono le buche, se c'è quindi comportamento, due tariffe separate, diverse insomma. Un prezzo per il rischio diverso. Un che prezzo è esattamente, per il rischio diverso, che non è quello che stava dicendo Bonafede. Che è quello che stavo dicendo. Che è quello che funziona nel mercato, è esattamente nel quello... Nel vostro mercato. No, in tutti, mercato in tutti i mercati. In tutti i mercati. I cittadini che subiscono un danno hanno diritto all'integrale risarcimento. Un altro elemento... Non mischi gli argomenti. I cittadini che sono virtuosi, è sempre lo stesso argomento, cioè no, che l'argomento è semplicissimo. Grazie al sostegno del governo. Se in una città ci sono più passaggi con il rosso, ok, cioè se ho superato il semaforo con rosso, sì, ma lei sa benissimo che se i napoletani devono prendere una multa solo perché aspetti, dottor Focarelli, finisca, perché poi vi devo far vedere il punto di Paolo Pagliaro. Ma il problema non è nemmeno che il direttore Focarelli la pensi così, perché fa gli interessi delle assicurazioni. Il problema però è che il Partito Democratico porta avanti quelle proposte. Il tema è che il fatto che 5 Stelle ovviamente dica sempre di no a tutto, sta nelle cose. Cioè, Lasci parlare. Abbiamo, ripeto, gli obiettivi di andare incontro all'assicurato, soprattutto chi viene danneggiato personalmente in un grave incidente stradale, di essere risarcito prima. Il tema delle truffe è un altro elemento, a mio giudizio, molto qualificante del nostro provvedimento, cioè di fare in modo che venga inserita trasparenza, in modo tale che i costi delle truffe non gravino poi sugli assicurati e sui cittadini. E quindi, secondo noi,
e ne siamo assolutamente convinti, questo provvedimento aiuterà chi oggi acquista... Su questo posso aggiungere una cosa, perché non voglio... Sulle truffe si poteva fare molto di più, si può ancora fare molto di più. Beh, certo, si può sempre fare di più, però qualcosa si è fatto, qualcosa di importante si è fatto. Per esempio, spiegatemi perché soltanto in alcune aree del paese i sinistri vengono denunciati 2 anni dopo, c'è tempo per farlo 2 anni dopo. Ma perché? Dove, per esempio? Beh, diciamo in alcune aree, Napoli, Caserta, Foggia, sono siamo di nuovo lì. Allora aspetti, adesso ti fermo. È inaccettabile, perché lo solito protocollo, mi scusi, ma io non riesco a trattenermi, è il solito protocollo con lei napoletano cui... No, sono di Maggiore del Vallo da 20 anni a Firenze. No, ma guardi, non è soltanto... Io insisto nel dire che questo provvedimento, quando avrà i suoi effetti, sicuramente i prezzi scenderanno, i risarcimenti saranno superiori, non funziona. Per favore, ma che cosa? Ma lei che straparla perché non conosce le cose, non conosce la misura del provvedimento. Dice semplicemente che quello che noi abbiamo fatto non va bene. Noi non abbiamo fatto quindi siete tutti competenti. Noi abbiamo fatto la misura. Colanino, devo far abbassare il microfono perché voi. Pagliaro ci riporta sempre a qualche dato di fatto e quando ci racconta che in Campania i finti incidenti sono oltre il 43% del totale fa comunque un po' impressione. Però le volevo chiedere, la scatola non nera... Non sono i finti incidenti, sono a rischio truffa, cioè non siamo di fronte a truffe accertate. Sono altri dati le truffe accertate in Italia sono la metà di quelle accertate per esempio nel Regno Unito. E voglio dire anche che un governo non può continuare ogni volta che fa favori alle lobby, all'assicurazione, alle banche, a trovare il pretesto nel dare la colpa ai cittadini, perché i cittadini sono onesti e sono certamente più onesti di chi fa le leggi, soltanto a favore dei politici. È chiaro, posso dire io che ci sono dei cittadini onesti e altri cittadini che non lo sono, come ci sono dei politici onesti e altri che non lo sono. Non possono essere ogni parola che dice deve dire essere puniti tutti i cittadini con una norma che dimezza il risarcimento dei danni. Non possono essere uniti con la scusa Onorevole Bonafede, voi siete da 3 anni in Parlamento. Come si muovono le lobby? E ci sono le lobby? Assolutamente sì, le lobby si muovono. Innanzitutto voglio dire che l'accezione lobby non dovrebbe essere necessariamente negativa. Quelli che entrano in Parlamento in questo momento... Se riuscissimo a regolamentarle come in altri paesi... Andrebbero regolamentate. Non dovrebbero essere... quelli che entrano attualmente in Parlamento non sono i lobbisti, sono gli amici degli amici del governo. E questa attuale situazione di non regolamentazione comporta... Guardi, ora io le porto un caso concreto e poi lei me ne porterà finalmente uno a supporto delle sue argomentazioni. Se non c'è il governo di mezzo, sta male. Io sono ossessionato dal difendere, i cittadini. Aiutare i cittadini. Benissimo. Voglio dire una cosa, come si muovono? Allora, innanzitutto entrano gli ex parlamentari, cioè gli ex parlamentari una volta usciti dal Parlamento diventano lobbisti perché possono entrare col tesserino da Parlamento, da parlamentare all'interno del Parlamento. E forse perché hanno un'esperienza maggiore di altri. Sì, però il punto è che loro entrano senza alcuna registrazione entrano in virtù della loro precedente carica da parlamentare, quindi nessuno ne sa niente. Benissimo. Però non è che tutti gli ex parlamentari diventano lobbisti. Ce ne sono alcuni, i lobbisti oggi sono o ex parlamentari o giornalisti in pensione oppure consulenti gratuiti dei parlamentari. È di dominio pubblico il fatto che il Movimento 5 Stelle, mentre veniva approvata la legge di stabilità, ha scoperto che c'era un lobbista che si vantava al telefono di aver fatto cambiare un emendamento del Partito Democratico. Ancora? Ha fatto cambiare? Sì, è Luigi Tibelli, l'abbiamo scoperto. Potrebbe andare a guardare un video in cui si vede di come faceva cambiare un emendamento del Partito Democratico. Questo è un dato di fatto che noi abbiamo pubblicato. Allora noi siamo per la regolamentazione e siamo per la trasparenza.
trasparenza, perché è inammissibile che ci sia una situazione così selvaggia, e però fa comodo agli amici degli amici. Fa comodo agli amici degli amici. Ci sono le audizioni. Ci sono le audizioni, che è normale processo. Posso fare un esempio di come funzionano le cose? C'è una mia proposta di legge che proprio mira a fare quello che non fa questa, cioè introdurre le tabelle di Milano a livello nazionale. Parlando delle assicurazioni. Per le assicurazioni, il risarcimento del danno, arriva in Commissione Giustizia. Il Partito Democratico... Le tabelle di Milano le abbiamo introdotte noi nel provvedimento, non abbiamo fatto finta. Sì, però le guardi, ecco, cioè, ma per i cittadini che altrimenti... Per i cittadini devono sapere che noi le abbiamo fatte queste cose. Perfetto, ora le dico, questo è la smentisco. In Commissione... Allora, in Commissione Giustizia arriva. Il Partito Democratico guardava la mia proposta di legge con un certo interesse e scrive, questo è il parere votato dal Partito Democratico, e scrive che siccome c'è la proposta di legge Bonafede, gli articoli sul provvedimento della concorrenza vanno cancellati. Ma questo è l'opposto. Scusi, lei cancella un provvedimento che sta per andare in porto. Posso dire una cosa? Per iniziarne uno che non è magari da qualche anno. La mia proposta di legge è dal 2013, si informi. Ma cosa c'entra la proposta di legge? Guardi, io vorrei semplicemente... Ma il governo e il Parlamento hanno licenziato un testo alla Camera dove le tabelle di Milano, per farci capire, per risarcire prima e per risarcire di più quelle che hanno avuto i danni, possono farlo perché il governo l'ha introdotto con tutta pace e la volontà di Bonafede, che ha fatto legittimamente una proposta di legge. Ma la legge uscita dalla Camera sancisce questo. Il Partito Democratico, è inequivocabile, ha votato questo parere in cui diceva cancellate la norma del governo perché c'è la proposta di legge Bonafede. Quindi noi eravamo tutti contenti, viene votata, poi arriva la manina delle assicurazioni e reinserisce la norma. Voglio dire soltanto una cosa a beneficio degli ascoltatori. Io sono andato a prendere, le tabelle di Milano. Il punteggio delle tabelle di Milano, il punto base, è 1460. Il punto base introdotto da questo provvedimento, questa è la stampa del provvedimento, è 795,91, cioè la metà di quanto oggi viene risarcito. Allora, lei lo sa che nel provvedimento sono inserite le cosiddette tabelle di Milano o non lo sa? Ma forse lei deve studiare per venire in televisione, non può venire qui a dire la mia proposta di legge ha fatto il compitino. Noi l'abbiamo fatto, non abbiamo fatto la proposta di legge. Noi l'abbiamo fatto, lei ha problemi di studio. Lei contesta il governo e non sa nemmeno quello che abbiamo fatto. Colaninno, io le ho letto la tabella. Bella di Milano. No, lei non ha letto la tabella di Milano. 1460, lei è un imprenditore o dice di essere tale. Legga il testo. Allora, posso sentire il dottor Focarelli? Aspetta, lei. No, lei rimanga al suo posto, faccia la persona educata. Onorevole Bonafede. Non rompa le palle. Sì, l'abbiamo capito, qui ognuno dice. Qualcuno dice non rompa le palle. No, io sto leggendo la tabella di Milano. Lei ce l'ha letta. 1460. Voglio sentire. Colaninno dice che non è la tabella di Milano. E sentiamo il dottor Focarelli, faccio vedere questo. Ci consenta di chiudere la trasmissione. Non lo so, si innervosisce. Su queste... No, io sono tranquillo. Ma non sei. Diciamo, non lo so, questo è un argomento talmente tecnico, diciamo, che... Però può dire che ho letto la tabella di Milano, almeno lei lo può dire che il punto è 1400. Cosa c'entra? Noi l'abbiamo introdotto o no la tabella di Milano? Dottor Focarelli, che poi devo chiudere. Ora non allora, nessuno. Guardiamo al benessere dei cittadini, e questo secondo me che deve essere l'obiettivo fondamentale. Se ci sono meno truffe, se c'è più legalità in questo paese, i prezzi dell'assicurazione, se c'è più cultura e se c'è più modo di stare alla guida in maniera seria e responsabile, i prezzi scenderanno ai livelli europei. Sono scesi del 20% negli ultimi 3 anni, continuerà la riduzione e ci avvicineremo ai livelli europei. Secondo me questo dovrebbe essere l'obiettivo di tutti. Devo chiudere, onorevole Bonafede, devo chiudere. Io sono d'accordo sul fatto di smascherare le truffe e la scatola nera, abbiamo votato a favore. Il problema è non fare regali, assicurazioni ai danni dei cittadini. Il Partito Democratico è abituato ad oscurare. Noi voglio dare solo un'informazione a proposito di quanto è trasparente il Partito Democratico. Grazie a una sentenza del TAR, lunedì mattina il sottoscritto Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista andranno in Palazzo Vecchio per chiedere finalmente gli scontrini di Renzi. Ora, se questi nemmeno mostrano gli scontrini di Renzi, figuriamoci se vogliono la trasparenza sulle robe. Stasera, onorevole Colaninno, parola a lei e poi devo chiudere.
Che devo dire, cioè qui abbiamo vissuto un'ossessione, mi spiace, verso Renzi, fatene una ragione. Il nostro obiettivo è qualcosa di diverso, io non ho l'ossessione di Bonafede o di Grillo, il nostro obiettivo è aiutare i cittadini, aiutare il mercato, la concorrenza, la liberalizzazione, perché il sistema funzioni meglio. Questo testo uscito dalla Camera, a nostro giudizio, se no non l'avremmo fatto, anzi ne siamo assolutamente convinti, va nella direzione di far scendere i prezzi, di fare risarcire più velocemente chi ha subito dei sinistri. E in modo più congruo. Perfetto. Questo è il nostro obiettivo. Tra un po' di tempo non ha alcun senso fare la rovescia. Non ci interessa. Grazie onorevole Colanino, grazie onorevole Bonafede, grazie dottor Focarelli, grazie spettatrici e spettatori. Buona domenica e noi ci vediamo come sempre lunedì 8:30. Arrivederci.